Un saluto a tutti gli amici di Indie Shelter, sono Vincenzo Salvatore Rossetti e benvenuto a un nuovo appuntamento su League of Legends. Questa settimana vi parlerò di due champion, il primo è Gangplank, il secondo è Rammus, ma iniziamo con Gangplank. Vediamo insieme le sue abilità. La passiva applica veleno per ogni suo attacco fisico. Causa danno magico al secondo e rallenta l'avversario del 7% per 3 secondi. Questo effetto è cumulabile fino a 3 volte. La sua prima spell, Gangplank, spara all'avversario causando danno fisico più il suo bonus attack damage, e se l'obiettivo muore, Gangplank ottiene dei gold addizionali. E questa abilità ha la possibilità di crittare sull'avversario. La seconda spell. Praticamente, Gangplank mangia delle arance e annulla tutti gli effetti di crowd control che ha su di esso, e sicura per una percentuale maggiore più il suo bonus Ability Power. La terza spell ha la possibilità, come passiva, di ottenere un bonus di attacco fisico e un bonus di velocità di movimento. In più, attivandola, ha la possibilità di applicare un buff su se stesso e sui compagni, sia di movement speed che attack damage. Naturalmente su di lui è maggiore che sui compagni. L'ultima, quindi, ha la possibilità praticamente di sparare in una determinata posizione della mappa per 7 secondi. Ogni colpo causa danno più il suo bonus Ability Power e rallenta del 25% i nemici circostanti. Ma vediamoli in azione. Rammus invece ha come passiva la possibilità di convertire il 25% del suo armor in attack damage. La sua prima spell invece, Rammus rotola su se stesso, aumentando sempre di più la velocità. Appena impatta su o champion o minion, causa danno più il suo bonus Ability Power e rallenta i nemici che sono intorno al punto di impatto di una percentuale sempre maggiore per 3 secondi. La sua seconda spell invece
si mette, diciamo, sulla difensiva, aumenta l'armor, il magic resist, e restituisce danno subito più lo 0.10% del suo armor. La terza spell invece è una sorta di taunt, praticamente costringe l'avversario ad attaccarlo e in questo modo gli riduce l'armor di una percentuale sempre maggiore e l'attacco e costringe quindi ad attaccarlo per un tot di secondi sempre maggiore. La quarta spell, Rammus crea delle scosse di terremoto attorno a sé per 8 secondi, infliggendo danno magico più un bonus ability power ad ogni unità, quindi minion, champion, ma anche alle strutture, quindi le torri. Ma vediamoli in azione. Questo appuntamento è tutto. O domanda potete naturalmente lasciarmi un commento. Il sito di riferimento è www.dindyshelter.com. Vi ringrazio per la visione e al prossimo appuntamento. Ciao ciao.